wanna know a secret. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Zarius T e oggi siamo sul forum, un'altra volta sul forum di Brave Frontier RPG. Esattamente, come per chi mi segue sulla pagina di Facebook sa, e la pagina di Facebook è questa, quindi andatevela pure a cercare ragazzi, non siate timidi. Ho detto che avrei fatto una piccola review sulla nuova unit che... sulla nuova unità che hanno rivelato oggi 13 aprile, che sarà evocabile nel portale dal 15 aprile. Voi vedrete il video probabilmente il 14, ma vabbè, su tutto questo giro di giorni. E una nuova unità che delle Valhalla, non si sa se dovremmo affrontarla, quindi probabilmente sì. Ha 7 stelle, un'unità di oscurità. Non si sa, ma credo di sì, non si sa se farà parte di una batch di unità per il compleanno di Brave, che il compleanno di Brave arriverà o questo mese o il mese prossimo. Quindi attenzione con le gemme. Attenzione con le gemme. Allora, nuova unità in esclusiva EU 7 stelle in arrivo nelle vocazioni rare, il boss della saga Ritorno a Valhalla, quindi sì, sarà sconfiggibile ma non droppabile. Arredo di Yggdrasil, statistiche e abilità. Allora, cosa vi voglio dire? Prima, io non ho ancora visto le statistiche, forse le statistiche le ho viste per sbaglio, ma le abilità leader non le ho viste ancora, quindi avrete una reaction in anteprima, senza video ma solo audio. Allora, statistiche, PS attacco, difesa, rec, anima 7008, 2000, 2005, 2100. Lord 7000, 2002, 2003, statistiche normali per una 7 stelle. Folletti, aspettate che così non... ok, non cado in tentazione. Folletti, 1008 sulla vita, buono, 480 sull'attacco, decente, 640 sulla difesa, quindi in teoria si suppone che sia un'unità difensiva, anche perché... ha un bel po' di difesa, quindi in teoria, da quello che penso io, è così. E rec abbastanza buono. Costo 45, quindi come Elimo, o Elimo l'hanno abbassato ancora di più, non mi ricordo. O Merlino. Allora, abilità leader, 40% PS massimi, buono. Aumenta la velocità del riempimento della barra OD. Cosa? Stiamo scherzando, spero. Possibilità di resistere a un attacco da KO proporzionale ai PS persi, dice 40%. No, no, sì. Aumenta la velocità del riempimento della barra dell'overdrive. Di già a questi livelli. Non credo che, cioè, è troppo presto per fare sta roba. Wow. Wow. Ha poi la possibilità di resistere a un attacco che io ho proporzionale ai PS persi. Quindi, se tra il 10 e il 40% dei PS persi ho possibilità, o tra il 10 e il 40% si attiva l'extra, l'abilità leader. Leader poi, neanche extra skill. Extra skill, scusate. Forma spirituale. Leggero recupero dei PS quando si è sotto attacco, basta, ormai avete fatto troppe unità con extra skill. E incremento di tutti i parametri del 20%, con speranza di Yggdrasil o semi di Yggdrasil equipaggiati. Permette di resistere a un KO quando i PS sono sotto il 20%, quindi una specie di extra skill come Selena. Fatemi vedere una cosa. Allora, hanno detto speranza di Yggdrasil, seme di Yggdrasil. Fatemi un attimo andare a vedere. Lo dovevano dire qua. Sfera. Dillo il nome però. Qual è il nome? Seme. Quindi in teoria seme di Yggdrasil. No, vabbè, aumenta 40, 30% la vita. Quindi boh, è un buon 70, quasi un 70%.
Vabbè, Brave Burst, non ci dilunghiamo troppo. Comunque già l'extra skill, sì, dai, ti un bel po' di vita. E sì, la leader skill è ottima. Cioè, buona, è ottima per il momento. Poi sarà surclassabile da tutte le altre, però. Allora, combo 18 attacchi di terra e tenebra su tutti i nemici. Aumenta barra OD del 5%. Minchia, veramente vogliono già mettere un'unità del genere adesso? Lancia uno scudo di mana. No. 75% rec. Aumenta il rec per attrezzature del 130%. Aumenta velocità di riempimento barra brief. Se vabbè, dai. Un attimo. Allora, qua siamo sulla pagina, in teoria, no, che è italiana di Brave. Sulla wiki. Allora, sì, fa la stessa cosa, con 75% del convertimento di Irland, del rec, là. E in più mi aumenta da sola il coso. Il rec, quindi blink e gasolina, ciao proprio, ciao. Allora, Brave. Ah no, ho letto. Oh, ma che idiota, ho letto il super prima. Il Brave, combo 12 attacchi di terra e tenebra, strutturalmente difesa per 3 turni. In base ai PS massimi del 10, buono. Aumenta la barra BB di 8%. Di 8. Ok, il Brave è carino. Anche perché fate almeno il brave, fate prima il brave e poi dopo fate super via, ciao. Non mi tocca più. Allora, brave, il brave è da 6 su 10, non gli do più di 6 comunque. Anche perché sono 12 di attacchi. Il super gli do un 8 per il momento, per il nostro meta, perché che aumenti la barra dell'overdrive è ottimo. Che lancia lo scudo di mana e che si aumenti il rec da sola è buono. E poi che aumenta la velocità del riempimento della barra del Brave Burst. Anzi, io punterei un 9. Non fa da healing, non fa da mitigator, però è una support unit, è un'unità da supporto veramente devastante. Anche contro nemici singoli, perché vi aumenta del 30% il riempimento della barra del Brave Burst. Quindi, tanto per dirvi, non vi dovete portare né gasolina, né Blink e né Alice a 7 stelle per fare sta cosa. Cioè, lei rimpiazza 3 unità. Vi dico solo questo. Cavoli. Ultimate Brave Burst, maledizione antica. Aumenta i PS massimi di tutti gli alleati del 25%. Ciao! Faccio il suo super e poi faccio il super. Faccio il suo super. Faccio il suo ultra. Tanto poi dopo 5 secondi faccio l'ultra di come si chiama? Faccio l'ultra di Henrik che gli aumenta di un altro 25%. E ciao! Ciao! Non butti più giù Henrik. Elimina tutti i bonus dei nemici, tranne idolato. Buono. Come Parsifal. Parsifal. Sì. Aumenta la barra del Brave Burst degli alleati 100%. Ok, probabile resistenza a un attacco da Keio. A tutti lo mette? O a se stessa? A se stessa, sì, a se stessa. Oh, ce l'hanno con ste unità che non attaccano, con l'ultra. Porca miseria. Allora, come sbloccare l'ultra? Scusate, l'ultra, diamo una valutazione all'ultra. Allora, che aumenti i PS degli alleati la fa diventare sempre un'unità. La fa diventare migliore, supporto dal supporter migliore. Elimina tutti i bonus dei nemici. Ok, sì, direi di sì. Ad esempio, quel reflecting damage che tutti quanti odiamo può essere tolto, spero. Però è un bonus. È un bonus il reflecting damage. Spero di sì. Non è un malus, no? È un bonus. In teoria. Vabbè, se no i bonus sono aumento attacco, aumento difesa, aumento rec, credo. Però allora, credo che il reflecting damage sia un bonus. Poi non so se lo dicono o se si sa. La barra del Brave Burst, sì, dai, almeno potete fare tutti quanti. Fate l'ultra suo. E poi quando ci metteranno l'Hero Crystal, ci sta. Anzi, fate prima quello degli altri. Beh, tanto per.
Fate prima l'altro, poi questo qua. Diamo un 7. Un 7 che resistenza a un attacco se lo mette da solo, quindi credo che se lo metta da solo, quindi niente. Quindi ragazzi, nel complesso l'Araldo di Yggdrasil. L'Araldo di Yggdrasil è una buona unità di supporto. Mi viene questo inglese qua. È una buona unità di supporto. Cosa dirvi? Il suo super è abbastanza carino. Se mettono lei nel portale, solo lei nel portale, non evoco. Ve lo assicuro, non evoco, perché tanto rimane permanente. Quindi non ne vale, per me non ne vale la pena. Sta a voi decidere. Perché all'inizio io vi dico di aspettare, perché mancano ancora. Se fanno una bacia intera, probabilmente la fanno. Mancano ancora altre 5 unità. Quindi secondo me bisogna aspettare. Io aspetterò e mi beccherò gli amici con lei al massimo. Sperando che non mi abbiano tolto dagli amici. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa unità. Se siete d'accordo con le mie valutazioni, se avete valutazioni diverse. Se evocherete, se vi piace la skin. Perché a me non piace molto la skin, perché mi sembra che abbiano messo altri davanti alla versione specchio di Scramia. Quindi, boh, nuda. Nuda. Scramia nuda. Quindi, boh, non mi piace tantissimo, però vabbè. Quindi, vi raccomando, vi lasciate un bel mi piace, condividete il video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!